Continua a viaggiare con noi, iscriviti al nostro canale, i nostri nuovi video ti aspettano, perché ogni viaggio è un'esplorazione, un divertimento, una magia e un sogno. Iniziamo la visita del Museo di Santa Giulia. Perché la cristianità aveva come hobby il recupero dei marmi dell'epoca romana, considerati comunque di culto pagano. Al percorso all'interno di Santa Giulia.
importanza, notevoli quantità e valore dei reperti. Mamma mia! Di reperti e di testimonianze veramente notevole. Si passa adesso all'età romana. Guardate che reperti, guardate che meraviglia, anche i colori. Chissà come erano spettacolari le case dell'epoca. Ampiamente decorate. Abbiamo una casa delle case, guardate che spettacolare. Sono ancora parte degli affreschi. Guardate qua, guardate che spettacolo! Aperti e reperti, testimonianze, case, mosaici, pavimenti, bellissimo! Non pensavo. Non risulta così conosciuta come magari altre situazioni, però è splendida. Saranno i mosaici della Villa del Casale di Piazza Armerina, ma direi che comunque non ha il suo perché. Si avvicina un po' a quello dei mosaici della Villa del Casale di Piazza Armerina. E qui abbiamo le tessere, materiale decorativo, le tessere che abbiamo usato per fare mosaici. Che originariamente era totalmente interno, adesso fa una piccola deviazione esterna a causa dei lavori.
quantità, la qualità dei reperti è veramente spettacolare, ragazzi. Svastica, un elemento decorativo che veramente ancora non ha assunto particolari valori, dovrebbe assumere poi con i Celti, la cosiddetta croce celtica, e poi drammaticamente 2000 anni dopo con quello che ben conosciamo. Si passa poi all'epoca longobarda, alto medioevo, longobardi e carolingi, si perde un po' nella magnificenza che ha contraddistinto l'epoca romana. Trascorre l'anno 1000 e si passa al medioevo. Di reperti è impressionante, un periodo storico totale dall'inizio, dalla preistoria fino adesso siamo appunto nel medioevo, non so, probabilmente mancherà la parte rinascimentale. Fresche del XIV secolo. Strano è perché un posto così straordinario non sia stracolmo di turisti. Covid non aiuta, ma secondo me c'è anche una mancanza della percezione.
meraviglia continua, ragazzi. Vabbè, l'avete visto seguendo il video, se siete arrivati fino a qua, perché è veramente lungo, però... è tutto un affresco. Era appena stata fatta, doveva essere qualcosa di incredibile per la ricchezza, la sgargianza dei colori, sgargianza, sgargiosità, sgargezza. Quella lì. Quello che possiamo dire è che è una visita veramente eccezionale. Scendiamo nella cripta di San Salvatore in un percorso veramente infinito. Wow, ragazzi, cioè è bellissima. Guardate, guardate le colonne che si frenano, si incrociano. Sì. Fosse finita? No, periodo tardo gotico e rinascimento che pensavamo non ci fosse, ma che fosse invece conservato nei luoghi originali. La stanchezza comincia a farci sentire, siamo in giro dalle 10 stamani mattina, abbiamo fatto 10 km camminando, però devo dire con una... è finito, adesso ci avviamo all'uscita e ritorniamo verso la macchina. E se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale e cliccate sulla campanella, così quando pubblicheremo le nostre novità riceverete la notifica.